Allora, adesso ci troviamo davanti alla busta e stiamo aspettando che rilasci un nostro compagno che appunto è stato fermato e portato in questura durante le cariche che abbiamo subito stamattina, quando noi volevamo arrivare in piazza Moschino, volevamo partecipare al dibattito che è stato promosso dal mattino e dove erano girati i gentiloni, il presidente della regione di Luca, il ministro dell'economia, il ministro del mezzogiorno, insomma tutti quelli che sono i promotori che hanno votato delle leggi, delle riforme che hanno demolito il mondo del lavoro e che ci hanno demolito il futuro. Ebbene, proprio queste persone stamattina vuol dire che ci sta addosso tutta quella precarietà che dal mondo del lavoro arriva direttamente nella nostra vita quotidiana e non ci permette di vivere serenamente neanche dei progetti per il futuro. Avere vent'anni al sud significa infatti andare via, emigrare. Sentiamo tanto parlare di questi migratori che arrivano in Italia, ma nessuno racconta quanti giovani, quanti nostri amici, quanti nostri compagni vediamo partire tutti i giorni per cercare altrove condizioni di vita migliori, condizioni di lavoro più dignitose. Ebbene, avere vent'anni al sud vuol dire anche vivere e studiare in maniera per niente dignitosa, vuol dire infatti studiare in un'università per studenti dove veniamo tutti i giorni negato il diritto al studio. Ci sono delle infrastrutture che sono scadenti, non abbiamo studenti, non abbiamo mezzo, non abbiamo niente. Vuol dire vivere come un'odissea ogni viaggio all'interno della stessa regione. Se ha senso restare e fermarci al sud, ha senso per lottare, per portare avanti le nostre lutte, per cercare a partire dai genitori di portare avanti delle istanze, quindi ha bisogno per cambiare questo. Per questo noi stamattina volevamo andare a parlare con tutti questi personaggi che stavano al mercatante. Ebbene, non ce l'hanno permesso. La polizia, le forze dell'ordine ci hanno bloccato già per strada e lì sono state delle cariche violentissime e ripetute. E in una di queste, appunto, il nostro compagno è stato fermato. Qui a richiedere il suo rilascio immediato, chiaramente. La democrazia più nata di questo paese anche oggi ha dato prova di questo.